Grazie Presidente. Solo per aggiungere la nostra firma, pensiamo che ha già spiegato molto bene l'onorevole Fraccaro il contenuto di questo emendamento riformulato e per sottolineare che i subappaltatori, riguardando in modo esclusivo le piccole o piccolissime aziende, sono la colonna portante della nostra economia e quindi non possiamo che essere assolutamente a favore. Onorevole Ottobre. Grazie Presidente, solo per dare a Cesare quel che è di Cesare, questo emendamento troverà il nostro voto favorevole con minoranze linguistiche, l'onorevole Fraccaro. Grazie. La ringrazio, lo poniamo in votazione come da riformulazione, col parere favorevole di Commissione Governo, la votazione è aperta. Petrenga, Borghese, Greco, Nizzi, Basilio, Matarrelli. Onorevole Basilio, intanto voti. Tripiedi. Altri? La votazione è chiusa e la Camera approva. A questo punto il successivo Carrisce è assorbito. Siamo all'1.908 Grimoldi, dove c'è un invito al ritiro. Parere contrario, lo votiamo. Col parere contrario, la votazione aperta. È l'1.908. Basilio, Simoni, Palma, Pilozzi, Carloni, dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge, siamo all'1.899 Zaratti, contrario Commissione Governo, l'invito a ritiro immagino non venga accolto, votazione aperta. Marti, Polverini, Carfagna, Ruocco, Fassina, dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge, siamo all'1.892. Garofalo, c'è l'invito a ritiro, prego. Sì, Presidente, con questo emendamento noi sottoponevamo all'attenzione dei relatori l'esigenza di valutare il modo con il quale venisse superata la legge obiettivo, perché sulla modifica della legge obiettivo del 2001 non avevamo nessuna, ovviamente eravamo assolutamente d'accordo e siamo assolutamente d'accordo, però l'idea che tutto quello che la legge obiettivo in effetti aveva consentito e anche opere che sono realizzate, ne sono la testimonianza, dovesse essere invece superata nella totale, diciamo, eliminazione di questa forma di legge, noi la ritenevamo assolutamente sbagliata. È stata fatta una correzione, quindi si è parlato di superamento e già questo ci vede soddisfatti. Nell'emendamento sottoponevamo due questioni. La prima, che era quella di prendere in considerazione ancora una volta di pristinare una forma di valutazione impatto ambientale più accelerata,
per fare in modo tale che, queste, che le opere strategiche per il Paese, quindi individuate secondo ovviamente criteri assolutamente di strategicità, potessero seguire un canale più rapido, e nello stesso tempo questo lo abbiamo anche accoppiato a quello che poi è previsto alle lettere OOO, che è l'introduzione nell'ordinamento nazionale del dibattito pubblico. Quindi nel momento in cui introduciamo il dibattito pubblico abbiamo già una sede dove tutto quello che può essere esaminato invece in occasione di una valutazione di impatto ambientale può essere tenuto in considerazione. Questa era la prima questione. La seconda questione sulla quale abbiamo sottoposto un'attenzione ai relatori, anche come nona commissione, era quella di salvaguardare tutte le opere